Allora, Micaela, questa donna innamorata che vive un doppio amore lungo 20 anni, cosa hai pensato quando Stefano te l'ha proposta? Perché poi abbiamo visto che è stata una sua idea il soggetto della serie. Ma la grande complessità di una donna che per 20 anni nasconde un amore, anche se non è un amore fisico, comunque un amore mentale molto complesso, quindi il fatto di nasconderlo al proprio compagno, quindi vivendo questa distrazione continua con lui, perché è una mente che pensa sempre all'altro, invece poi quando esce con l'altro vive nella paura di essere scoperta. Comunque complesso, perché ho lavorato anche sul fatto che doveva essere implosa, misteriosa, non proprio una donna che ti guarda fissa negli occhi, ecco, comunque cerca un po' di scappare. Mi ha colpito molto la parte dove dicevi le lettere, la calligrafia, anche da lì si vedono i sentimenti. Viviamo in Certo. un'epoca di mordi e fuggi, messaggi, messaggi audio, ormai messaggi audio ascoltati per due, cioè neanche mi interessa quasi capire l'intonazione della voce. Quanto è fondamentale per te la riscoperta di determinati valori e sentimenti, modo di vivere essenzialmente? Beh, le lettere sono meravigliose, anche i bigliettini quando ti arrivano dei bigliettini. Io per esempio lascio spesso dei biglietti scritti ai miei figli sul tavolo quando non ci sono e vedo che se li conservano, anch'io se ricevo delle lettere o dei biglietti me li conservo perché è una rarità in questo momento e vabbè, siamo in un'epoca che è questa, nel bene e nel male, ormai i messaggi vocali fanno parte della nostra storia. Io ne ricevo tanti, ne mando anche tanti, e se andiamo a vedere la cronologia dei vocali, anche lì c'è qualcosa che racconta qualcosa di noi, no? Nella nostra voce, nelle nostre parole, nel tono del messaggio. Senti, hanno descritto i vostri personaggi come due bugiardi, a Eh volte sì. bugie più nere, bugie più bianche, ma io ho visto anche forse un po' codardi, perché non avevano avuto il coraggio di vivere pienamente quell'amore che adesso ritravolge dopo 20 anni, ma alla fine l'amore arriva, quindi va vissuto prima, Sì, com'è secondo te? ma sai, nel caso del personaggio di Anna era complesso perché lei ha un segreto con sé, porta un segreto con sé, quindi c'è un legame profondo con questo suo compagno. E poi sai, alla fine un amore se deve arrivare, arriva anche dopo 20 anni, se è quello, arriva. Nel loro caso l'incontro insomma, li ha portati a rivedersi, a riscoprirsi. Senti, tornando a te, hai fatto una regia bellissima. A parte Grazie. tutti, hai vinto un premio molto importante su un tema importante. Quando ti vedremo tornare a raccontare una tua storia? Quando avrò in mente bene quello che voglio raccontare, sicuramente ho già in mente delle cose, però finché sono, sai, presa dai set, dai personaggi, da attrice, non mi posso insomma mettere a scrivere per bene. La scrittura è un momento dove ci si deve dedicare tanto, io per felicità mi sono fermata quasi un paio d'anni, quindi ho bisogno di tempo perché tirare su una sceneggiatura è la parte più importante, poi il resto va.